Bentornati nel mio canale, o benvenuti nel mio canale Io sono Valuccia Sims E oggi siamo di nuovo qui ragazzi Con un nuovo episodio di Casa Suppli Allora ragazzi, al solito um, Siamo a San Maishu, no? E vabbè, avete già capito dove ci troviamo Ovviamente nell'appartamento che una volta era di Kami E Edo ma in questo momento è soltanto di Edo perché, ragazzi, sì, nello scorso episodio abbiamo visto Salim, cioè Kami è andata a convivere eh, per ovvi motivi con Salim. Eh, una convivenza, diciamo, fra virgolette, un po' forzata, però che alla fine si sta rivelando comunque piacevole, ragazzi. Io ho immaginato comunque um, sia trascorso un po' di tempo no? tra Edo che l'ha mandata via e lei che è andata a vivere da Salim, comunque avete visto si è già ambientata, sistemata e tutto quanto, e l'episodio si è concluso con una proposta di matrimonio da parte di Salim nei confronti di Kami. Ma noi oggi non siamo con Kami perché siamo con Edo, quindi non sappiamo ancora se Kami alla fine dirà sì o no. Perché uh, mi avete detto ah oh, ho sentito la musichetta, sicuramente sì, ma ragazzi voglio dire sì. Ma magari il sim in automatico può pure dire sì, ad esempio, no? Eh, ma ci sono io di mezzo che quindi posso far, far diventare un sì sim, un no, non odiatemi, ma quindi chissà, è ancora tutto da vedere. Siamo qui, ragazzi, eh, la vedete bene, sì, perché con chi siamo? Da, 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 la dolce, fra virgolette, penny, ragazzi, perché mh, verrebbe proprio voglia di darle una capocciata. È qui, ragazzi, di nuovo a casa di Edo, perché ripeto, è passato un po' di tempo, no? Um, e c'è qualcosa, c'è qualcosa comunque che um, Penny vuole da Edoardo, ragazzi, perché Penny ormai lo sappiamo, nel momento in cui si fa viva non si fa mai viva così per niente, diciamo, no? C'è sempre un obiettivo. Vabbè, qua abbiamo la sfida della positività, ma uh, qui non ci interessa, anche perché c'è poco da essere positivi. Allora, hai pensato alla proposta che ti ho fatto? Dai su, non devi mica darmi un cassettone in casa tua, non è poi così difficile, no? Non voglio perdere tempo a prendere mosche, quindi ti invito, senti, guarda, non voglio avere niente a che fare con te, devi ringraziare che sei una donna, guarda. Io non lo so a cosa hai al posto del cuore, un, un ghiacciolo, non lo so, è di tuo figlio che stiamo parlando, capisci? È tuo figlio. Eh? Veramente non, non lo so come fai ad essere così, non lo so cosa ti è successo nella vita, Penny, non voglio neanche saperlo. Ma sei una persona orribile, sta dicendo lui. Eh, ragazzi, perché? Cosa vuole Penny? E ora lo scopriamo. Oh sì, parole molto toccanti, ma quello che mi interessa è solo, e lo avete visto, ragazzi, cosa le interessa? Il donaro! Perché sì, lei è venuta qui da Edo? Ti conviene trovare quei soldi? Sembri un discorotto con le responsabilità dei figli, dei figli, eh? Ma non riesci a capire, quel bambino è dolce, è dolcissimo, come, come un cupcake. Tu vieni qui a cercare di rovinargli la vita? Perché sì, ragazzi? Allora, ehm, qual è stata la richiesta di Penny? Per cui no, è passato un po' di tempo, Edo diciamo l'ha respinta, le ha detto, immaginiamo le abbia detto, va bene, ok, ti do un po' di tempo per pensarci, poi si è rifatta viva ragazzi ovviamente. Ehm, la richiesta è questa, fondamentalmente, Edoardo ti ho già detto come stanno le cose, dammi 200.000 simoleon e io sparirò completamente dalla vostra vita, altrimenti prevedo giorni di pioggia per te, e quel bambino, vedi? Ho tutte le intenzioni, Edo non mi pare proprio il caso in questo momento, veramente. Sta dicendo, Lei ha tutte le intenzioni, quindi mm, io la immagino, ragazzi, in realtà. Eh, vedete, mm, non voglio stare ad ascoltarti. Immaginiamo che lui cerchi in tutti i modi di, no. Eh, fra virgolette ignorarla Senti, non sono qui per perdere tempo Per mangiare cibo spazzatura Capisci? Non è che siamo qui a discutere Se andare, andare, se andare o meno a mangiare Un tremezzino al formaggio grigliato Ti ho già detto che non voglio perdere tempo A prendere mosche Quindi ti invito calorosamente A darmi una risposta Vuoi tenerti tuo figlio? Perfetto, dammi 200.000 simoleon Altrimenti penso proprio che un avvocato ti scriverà E combatterò per la tutela di... Com'è che si chiama Riccardo, giusto? Possibile che devi essere così? Perché lui, ragazzi, a questo punto eh, voglio dire. Si sì, incavola perché lei, fondamentalmente, ragazzi, vuole soldi. Cioè, lei praticamente gli sta dicendo. Dammi 200.000 Simoleon, io. Scom io Proprio non mi vedrai mai più, né sentirei mai più parlare di me, altrimenti se tu non mi vuoi dare tutti quei soldi. Non sapendo, ragazzi, che in realtà Edo non ce li ha proprio quei soldi, perché vedete, a 20.000 simoleon, dove li prende tutti quei soldi? Ma lei, ragazzi, sa che Edo è un musicista famoso, quindi mm, immagina che sia non ricco di più. Eh, fondamentalmente, se Edo scende al ricatto, ragazzi, non, mm, lei non... Mm, Metterà di mezzo un avvocato per richiedere la custodia ehm, del bambino. Ma eh, ragazzi, ovviamente non una custodia condivisa, ma esclusiva. Quindi lei fondamentalmente gli dice: Vuoi che non ti porti via il bambino? Perfetto. Allora devi assolutamente darmi quei soldi e io me ne andrò. Sparirò per sempre. E lui disputerà della carriera. No? Io veramente non ti capisco. Ma non spendono mai giornate di sole nella tua vita? Eh? Come puoi essere così cattiva? Eh? Cos'hai dentro di te? Rabbia? Cosa? Non va bene il tuo lavoro? E vieni qui a ricattarmi e a chiedermi tutti quei soldi? È un bambino, lo vuoi capire che è solo un bambino? Senti, non mi interessa. Io so che tu hai un mucchio di soldi e io ne ho bisogno per rifarmi una vita. Semplice. Quindi decidi. Sta dicendo lei, vedete? O i soldi o tuo figlio. O meglio, dovrei dire mio figlio, o sbaglio? Eh sì ragazzi, veramente... è... Um... Sta donna ragazzi miei, io non lo so uh, che cosa cappero le è successo. E guardate lui! Lui ragazzi è arrabbiato con lei tantissimo, cioè... Però è anche preoccupato perché sa... Eh, ragazzi, sa che comunque lei avrebbe il potere di portare via il piccolo Ricky. E vive veramente ragazzi con... Uh... Con questa angoscia, diciamo, no? Immaginiamo poi sempre che, ehm, ovviamente, ragazzi, quando loro si incontrano, non è che lei prende e si, eh, così, si manifesta, diciamo. Magari si incontrano, no? Ehm, si danno, fra virgolette, appuntamento. Lui, ovviamente, sta ben attento che Enrico non sia presente e che non ci sia nessun altro perché non vuole. Eh, comunque dire a nessuno questa cosa cioè lui fondamentalmente, ragazzi, magari sarà anche sbagliato. Perché immagino già che qualcuno di voi dirà: Ma scusa, ma vai la polizia, fai qualcosa. Però, fondamentalmente, ragazzi, lui è. Mh, paralizzato dall'idea che ehm, lei possa portare via il piccolo Ricky. Le tue sono solo chiacchiere, lo so che tanto non lo faresti mai. Perché a te non interessa di quel bambino. A te interessano soltanto dei soldi, vero? È così? E lei, beh, sei molto sciocco, caro, se non hai capito che come se lo farei. Eh? Io voglio rifarmi la vita, voglio prendere un aereo e andarmene via da qui. Ma non ho intenzione di farlo. Gratis, capisci? Mi servono soldi. E lui, ma come puoi, come puoi arrivare... Guardatelo, ragazzi, è veramente arrabbiato. Come puoi arrivare anche solo a pensarla a una cosa del genere? Tuo figlio, usare tuo figlio come una merce di scambio. Eh? I soldi in cambio di, di tuo figlio, ma, ma non ti vergogni? È eh? possibile che sei una persona così materialista? E ragazzi, per dirlo lui, che vi ricordo, ragazzi, che nei tratti di Edo, cioè Edo è materialista, eh, eh, perché ovviamente, ragazzi, diciamo che ama vivere mh, in un tenore di vita abbastanza, no? Cioè, guadagnare con, con il suo lavoro, ecco. Mantenersi con il suo lavoro, quindi non è, diciamo. Esclusivamente un aspetto negativo il lato materialista di Edo E per dirlo lui che è materialista Che lei è una persona materialista Ragazzi stiamo messi veramente male Sì vabbè come ti pare Io guarda non approvo minimamente quello che fai E lei a quel punto dirà Guarda a me sinceramente Ecco vedete ragazzi la relazione è proprio che No lei non vuole sicuramente appianare la discussione Anzi sarà perfida E disputerà Della carriera prima E di musica poi Ragazzi perché ovviamente sta donna, altro che perfida di più, senti. Guarda, te lo dico proprio sinceramente, le chiacchiere qua stanno a zero. Puoi urlare quanto ti pare. Non mi interessa. Hai una scelta o i soldi o il bambino. E quindi, eh? Chi me lo assicura? Che poi tu saliresti veramente su un aereo e te ne andresti anche se io dovessi darti tutti quei soldi? Chi mi assicura che non torneresti a chiedermi altro denaro, eh? Senti, non hai capito? Io me ne voglio andare da questa città, voglio rifarmi una vita altrove I 200.000 simole non direi che sono un prezzo più che ragionevole Quindi, non lo so, quanto pensi che valga? Eh? Quanto vale? Il bene che vuoi a tuo figlio? A mio figlio? Perché ti ricordo che è mio figlio, capisci? Eh? So, sappiamo entrambi che hai un lavoro che ti può tranquillamente permettere di sborsare una cifra del genere. Qui non si tratta del mio lavoro, a te non deve minimamente interessare. Si tratta che sei una. cacciatrice di soldi. Eh? Pensi solo a questo? Senti, guarda, non mi interessa quello che pensi di me. Io ho già fatto una ricerca con il computer e sono già pronta per partire. Bene, allora sai cosa? Spero che. Salirai su quell'aereo e non tornerai veramente mai più. Che Riccardo non saprà mai che razza di madre ha. Eh, beh, effettivamente, ragazzi. Ti ripeto, puoi urlare quanto ti pare. A me non interessa nulla di quel bambino. Quindi dammi i miei soldi. Possibile che non puoi cercare di essere ragionevole? È una cifra spropositata. Inoltre vo dovresti volere il meglio per tuo figlio. Quanto sei ingenuo! A me non interessa, eh? Lo vuoi capire sì o no? Che non mi interessa niente di quel bambino. Eh, ragazzi. Eh, beh, lo sapevamo, cioè, nel senso, l'abbiamo sempre saputo che a lei non interessava. Però guardate la reazione di lui. Cioè, sentirselo proprio dire in faccia, ragazzi. Perché, voglio dire, un conto è immaginarlo. Un conto è sentire, fra virgolette, una madre che dice una cosa del genere di suo figlio. È una cosa che è contro natura, fondamentalmente. E quindi lui. Per quanto possa essere arrabbiato, però non riesce a capire, cioè perché questa donna si ostina in questo modo? Secondo me tu hai, non lo so, delle, dei tappi nelle orecchie, delle cuffie nelle orecchie. Non mi interessa quello che pensi, te l'ho già detto, dammi i soldi e io me ne andrò. E lui, secondo me, ragazzi, a questo punto, più che altro però per il bene, vedete, ole, lui ha ragione, beh, certo che ha ragione. È eh, come minimo, ragazzi, cioè, questa è una pazza psicopatica, però lui cercherà di appianare la discussione, cioè cercherà di farla ragionare. Perché comunque. Un po' perché, ripeto, è sconvolto dal fatto che una madre possa. Parlare in questo modo di suo figlio e un po' ragazzi, guardate, guardate veramente, lui rimane veramente sconvolto dalle parole che sta dicendo Penny. A me non interessa nulla di quel bambino, è stato uno sbaglio. Eh, non ho intenzione di pagare tutta la mia vita per un errore che ho fatto. No, immaginiamo gli stia dicendo, glielo sta gridando proprio. E quindi, se da una parte cerca di appianare la discussione perché. Comunque, veramente ragazzi, la brividisce solo a sentire un discorso del genere. Dall'altro pure perché ha timore veramente che Penny possa, no, eh, portarli via il piccolo Ricky, quindi sta cercando di trovare un punto, no? D'accordo. Senti le chiacchiere veramente stanno a zero, puoi smetterla di urlarmi contro. Non mi interessa quello che hai da dire, me ne voglio soltanto andare, ti prego. Puoi cercare di essere ragionevole, è comunque tuo figlio. Non mi interessa, Edoardo. È stato il più grande errore della mia vita, va bene? E non ho intenzione di sacrificare tutta me stessa solo per quel marmocchio, capito? Guardate proprio ragazzi, guardate, guardate, cioè, guardate lo sguardo, è proprio malefica sta donna. È una donna malefica, è proprio così. Quindi, io veramente non ti capisco, guarda, non, non posso crederci che sei così, non, mi rifiuto. E lei guarda, ti prego, per favore, è un bambino. Non mi interessa, Edoardo. Quindi cosa farai? Prenderai una macchina, andrai all'aeroporto e te ne andrai? Eh? E quel bambino? Non saprà mai di te? Cosa... Cosa, cosa dovrei dirgli un domani che mi chiederà di sua madre? Digli che sono morta, guarda, non mi interessa quello che gli dirai. Fatto sta che non voglio perdere altro tempo, capisci? Non sono qui per mangiare cibo spazzatura, ma Penny riesci a capire quello che dici. Cioè, tuo figlio sembri un disco rotto, ti interessano solo i soldi, ma tuo figlio un domani avrà bisogno di te. Non mi interessa, um, Edoardo. Io voglio farmi la mia vita. Quindi hai questo ultimatum. E hai 48 ore. Ho i soldi? O giuro che non mi darò pace, metterò. In mezzo un avvocato, anche perché, ragazzi, ce li hai i soldi per mettere in mezzo e pagare un avvocato visto che Cami ha contribuito. Ehm, insomma, no, a darle del denaro. Guardate lui, ragazzi. Proprio lo sconforto più totale. Non riesce veramente a capire come può una madre parlare in questo modo di suo figlio. E quindi lei sta dicendo dai 48 ore. Dopodiché ti giuro che l'unico obiettivo della mia vita diventerà quello di portarti via. Il bambino non farò altro giorno e notte diventerò il tuo tormento te lo posso assicurare. E quindi eh, vabbè, a questo punto, ragazzi, guardate, lei lei è molto infuriata, ragazzi. Perché eh, il torto da entrambe le torto marcio, certo tesoro. Più che altro è questo. E, mentre lui, invece vedete, ragione da vendere. Poi vabbè, vittoria per nessuno. Ma ehm, è la prima vittoria che conta. Quindi, lei, eh, fammi avere notizie. Perché veramente. Sono stufa, capito? Questa è la mia richiesta Vedete quanto è amichevole ragazzi È una donna veramente amichevole Perciò ragazzi Edo sta per chiamare Qualcuno Iniziamo il raduno Qualcuno che Lo può capire Quindi chiacchiera. con Candy Immaginiamo la stia chiamando del tipo, ti prego, guarda, mi dispiace se ti disturbo così al mattino presto. Ma urgente bisogno di parlarti. Puoi venire qui da me il prima possibile? Mi trovo in una situazione veramente assurda e non so cosa fare. Per favore, immaginiamo lui stia dicendo, no? E lei magari risponderà: Ma sì, non ti preoccupare, io appena posso. Tu meriti di stare sotto l'acqua, perciò rimani lì a soffrire. E lei ragazzi ovviamente immaginiamo abbia detto va bene guarda non ti preoccupare io appena ti raggiungo il prima possibile. E quindi ragazzi voglio dire cosa ne pensate della situazione della richiesta del ricatto perché poi ragazzi è un ricatto del ricatto di, um, di penny a Edo? è una situazione ragazzi che non dico assurda di più. Allora, sediti insieme perché lei intanto è arrivata ehm, Con molta calma, insomma, tutto quello che vi pare Sedetevi E lui ehm, Allora Mi ha chiamato praticamente all'alba Immaginiamo sta, sta dicendo lei, no? E lui ragazzo ovviamente la bacia Eh, voglio dire Io ti ringrazio per essere venuta qui E lei, ma figurati tesoro, allora dimmi ma che è una fusion? Di cosa volevi parlarmi? E lui, ragazzi, a quel punto. Um, magari lei farà, le farà un complimento sincero: Del tipo, <ride> soltanto tu sei in grado di ridarmi un po' il sorriso adesso. Allora, in pratica è venuta qui Penny, e lei guardate già la faccia: mm. Mm. E che vuole adesso quella strega? Eh, beh, certo, tesoro. È tutte le ragioni del mondo. E lui sta spiegando, no? Ha detto che è disposta a prendere salire sul primo aereo, andarsene via e sparire dalla mia vita. Eh, se le do questi 200.000 simoleon. Ma che cavolo di romanzi si è letta, eh? Ma è pazza, 200.000 simoleon, ma stiamo scherzando? Non puoi assolutamente scendere a questo ricatto, Edo. Non puoi. E lui dice no, eh, lo so, non so davvero cosa fare, io non, non voglio che mi porti via ricchi. Io te l'ho già detto. Fai una ricerca con lo smartphone, prenota dei biglietti, andiamocene via da qui, da tutto questo schifo, da tutto questo casino. Ma io non posso prendere e andarmene, Candy? Ho cercato di spiegartelo già l'altra volta. La vita di, di mio figlio è qui, capisci? Tu sei qui. Ma io verrei via con te. Lo so, ma quando ci sono dei problemi, dei giorni di pioggia, uno non può scappare. Ok, allora dove pensi di trovare quei soldi? Dai. Lo sai che scoppierà l'ennesima guerra, vero? Immagina quando. I giornali lo verranno a sapere Quando tutta questa storia verrà a galla Ti immagini che razza Che razza comunque di, di scalpore La notizia insomma Che polverone no? E non lo dico perché So che non ti interessano eh, Comunque pettegolezze e queste cose Ma è per tuo figlio Un domani tutto questo schifo Te lo dico io Che vuoi tu? Che vuoi tu? Ecco, vai al lavoro, guarda, fai qualcosa di utile nella vita ehm, Un domani tutto questo schifo Pensa quando Ricky sarà più grande Cosa farai? Io lo so, tu hai tutte le ragioni Ma davvero Adesso la cosa che mi preoccupa È che non, potrei anche non avere Ricky vicino a me un domani Guardate lei Eh, lo so ragazzi eh, È una situazione difficile, obiettivamente Cioè, Candy gli sta dicendo Guarda io so che a te non importa dei pettegolezzi, non... per tuo figlio magari ti, ti rovineresti, fra virgolette, anche la reputazione, no? Perché comunque, ragazzi, lui è un musicista famosissimo adesso, eh, quindi immaginate cosa potrebbe scatenarsi nel momento in cui la stampa verrebbe a sapere tutta questa storia, che quello non è suo figlio, ma lei sa perfettamente che a lui non interessa, cioè, lui potrebbe anche rovinarsi la carriera per, quel... per suo figlio, ragazzi. Ehm. Lei pensa al bambino, cioè un domani, ora non, magari non riesce tante cose a capirle, ma un domani, quando tutta questa storia verrà fuori, come la, come la prenderà il bambino? E eh, giustamente non, è, non ha proprio torto, eh, diciamocelo. E quindi sediti insieme di nuovo. Perché ovviamente per farli star seduti, ragazzi, la, tutte le volte è una tragedia. E eh, vabbè, però Edo, ti prego, dai, sti bug assurdi, siediti. Trova pace, perfetto. E secondo me comunque um, lui la ringrazierà. Le farà un complimento. Vedi tu sei in grado di portare il sole nella mia vita. Io non so come farei senza di te. Beh, io lo so anche tu sei importante per me. Ma ora quello che. Ci preme e non permettere a quella strega no, di andare nei ristoranti più costosi a riempirsi la pancia con quelli che sono i tuoi soldi. Le fatiche di una vita, capisci? Eh? Noi dobbiamo assolutamente fare qualcosa e secondo me la soluzione migliore è andarcene via da qui. È l'unica, credimi. Dici davvero, forse dovrei iniziare a considerare questa cosa, ma sì, certo, si mangia ovunque del resto, Edo, eh? il bambino può crescere ovunque, ma pensa, un domani resterebbe come una statua, quando verrebbe a scoprire tutta la verità. Eh? Cosa gli dirai allora a quel punto? Certo, magari un conto sarà raccontargli tutto, no? in famiglia, cioè che sarei tu a raccontargli tutto, ma pensa se dovesse venire a saperlo un domani da qualche um, giornale, cioè io al pensiero guarda sto male per quel bimbo, va bene sì, tu hai rotto Edo comunque, non dobbiamo perdere tempo a prendere mosche, dobbiamo andarcene via, sistemarci altrove, un letto lo troveremo, una sistemazione la troveremo, lo so che questa situazione ti lascia sconvolto come una statua, però... Non preoccuparti perché noi ce la caveremo, noi ce la caviamo sempre. Basta che stiamo insieme. E lui ragazzi sta un po', secondo me, iniziando a pensarci se veramente la soluzione fosse di mollare tutto e andarsene via, di portare Ricky il più lontano possibile, far perdere le proprie tracce e farlo vivere in modo sereno ragazzi, così da non dover né scendere al ricatto né tantomeno... Ehm, Rischiare no, che il bambino gli venga portato via. Potrebbe essere secondo voi una soluzione ideale quella che sta proponendo Candy uh -huh. o no? Arriva il pomeriggio, ragazzi. Ed Edo e Candy decidono di portare il piccolo Riki a Dwayne Springs per la precisione. In questo parco bellissimo che io ho scaricato dalla galleria, ragazzi, me ne sono innamorata appena l'ho visto. Ovvero il Kids Toddler Park più pool di Molch 8709. Veramente carinissimo, ragazzi. E loro sono qui. Mm, sono qui. Il piccolino sta giocando. Guardate quanto è tenero. Mentre loro sono qua che stanno parlando, ovviamente. Cioè, Candy sta cercando veramente in tutti i modi. Dove siete ragazzi, ok. Di convincere Edo ad andarsene via. Ed Edo, ragazzi, devo dire, sembra ben disposto. Eh, sembra quasi convinto, diciamo, no? Lei continua a dirgli: Ma sì, ma pensa al bambino, eh, lo porteremo lontano da tutto questo schifo, da tutto questo. Sarà molto più felice. Dammi retta, lo so, è un passo azzardato, ma alla fine tu sei un personaggio famoso, la tua carriera può iniziare ovunque, cioè può. Continuare ragazzi, scusate, ovunque. Ti conoscono in tutto il mondo, capisci? Io non ho problemi a spostarmi. Lui, ma veramente tu faresti questo per me, cioè per noi? Ma certo, io farei di tutto per te e per la felicità del bambino. E lui, ragazzi? Scusate, sembra apprezzare veramente tanto le parole di Candy. Sembra davvero ragazzi che sia tornato il sorriso sul suo volto. Guardate, lo sorriso però che durerà ben poco perché alle sue spalle... C'è sì, c'è lui ragazzi. Sergio. E Sergio non è qui per caso? C'è un motivo per cui Sergio ragazzi si è presentato qui. Innanzitutto domandiamoci come faceva Sergio a sapere, no? Mm, che Edo insomma frequenta questo parco Come fa a saperlo ragazzi? E si avvicinerà a lui Chiedendogli della sua giornata Lei ovviamente rimane zitta ragazzi perché Ciao Edoardo Cosa? Oh, ci manchi solo te oggi. Che cappero ci fai qui? Guardate come lo saluta, ragazzi. Proprio incavolato, nero. E se sapesse che la sorella si frequenta con lui, ehm, sarebbe anche peggio il discorso. Quindi cosa farà? Lui si alzerà, ragazzi. Perché sì, a questo punto mh, io già immagino verrà come minimo per non far sentire al bambino. Ragazzi, viene qui, gli dice guarda, vieni. Eh... Eh, lui dice guarda io devo... ho bisogno di parlarti questo scherza torno subito ragazzi cioè ovviamente Edo sa che Sergio è il padre del bambino adesso sa tutto ragazzi e quindi non partirà bene questa questa <ride> diciamo questo incontro ok ehm, secondo me come minimo gli chiederà di andarsene si può sapere cosa cavolo ci fai qui? Vattene per favore E eh, lui te so, però tu non te ne è che te ne devi proprio andare in realtà Che è qua? Oddio Per il bambino nei paraggi alcuni sim non sopportano affatto la vicinanza dei bambini Che bello E lui Cercherà ragazzi Nonostante Non eh, Cercherà di chiacchierare Perché Anche lui non vede di buon occhio Edoardo Per ovvi motivi Perché all'epoca Eduardo è quello che stava con la sua donna, no? Quindi non vanno proprio d'accordo, però c'è un motivo per cui è venuto qui. Senti, lo so che non mi sopporti e io non sopporto te, è inutile che ci prendiamo in giro, ok? Ma ho una proposta da farti, una proposta che, credimi, sarà interessante. E lui, ragazzi, guardatelo. No. Cosa? A me una proposta? Eh? È la seconda proposta della giornata questa, quindi per favore direi che non è il caso. Anzi, se sei venuto qui da parte... No? Immaginiamo che stai dicendo. Da parte di quella matta di Penny... No? Puoi dirle di andarsene a quel paese perché non cederò al ricatto. E se dovesse essere necessario, combatterò per mio figlio. Sempre perché è mio figlio. Ok? Magari l'avrete messo al mondo voi, ma è mio figlio. Vuoi darti una calmata? Sono qua per un altro motivo, non mi manda Penny E ovviamente ragazzi, figuriamoci Però se Edo si fida Eh, voglio dire, io non mi fiderei al posto di Edo, è ovvio E quindi lui ripartirà un po', no? Mm. È aggressivo ragazzi, è ovvio Per favore, credimi, mi lascia come una statua quello che sto per dirti, Edoardo Perché non è certo partita da me questa idea, però mi sembra la, la soluzione migliore, quindi stammi ad ascoltare, capito? Io non devo proprio fare niente, ok? Oddio mio, non vuoi proprio capire, eh? È una soluzione che gioverà a entrambi. Ho saputo, eh? Non c'è bisogno di venire alle mani, ho saputo il ricatto che ti ha fatto, Penny. So tutto, eh, certo, figuriamoci se un lama come te non sapeva niente. Hai organizzato tutto con lei, scommetto, giusto? No, non capisci niente. Senti, guarda, per me, eh, sei meno di una lattina schiacciata per il pavimento. Forse in te mi chiuderei in bagno e non uscirei neanche più dall'imbarazzo. Ma come fai a vivere così? Ma non ti vergogni. Oh, per favore, stai zitto. Non dobbiamo certo stare qui a prendere un cappuccino. Ho una proposta da farti e sono sicuro che mi ascolterai. Sarò stato anche un sacco dell'immondizia, ma ora è arrivato il momento di cambiare. E guardate ragazzi, Edo mm, ovviamente non si fida. Però diciamo che ha visto, secondo me, una strana luce, anche il tono della voce, ragazzi, di Sergio che insomma, un dubbio le hanno fatto venire, cioè secondo me lo ascolterà. Ma cosa dovrà dire ragazzi, Sergio? Veramente ragazzi Sergio è venuto in pace, veramente vuole trovare una soluzione al problema o sarà soltanto l'ennesimo inganno? Io direi che possiamo fermarci qua per questo episodio, lo scopriremo molto presto ragazzi, ma fatemi sapere voi cosa ne pensate. Sergio è venuto qua con le migliori intenzioni oppure è venuto qua per fregare nuovamente il nostro Edo ragazzi e... Sta veramente in combutta con Penny? O dobbiamo credergli e questa volta veramente non è così? E ha intenzione, comunque c'è, cioè, di mm, arrivare diciamo a una soluzione? E soprattutto ha detto che non è venuto qui. Non diciamo, per uh, sua scelta, comunque non è stata sua l'idea di venire qui. Quindi, ragazzi, chi ha parlato con Sergio secondo voi e l'ha convinto a venire qui? Quante domande, ragazzi? Troveremo le risposte nei prossimi episodi. Perché vi informo che non manca molto alla fine della prima stagione, ragazzi, di Casa Suppli. Eh, lo so, eh, non manca veramente molto. Anche per la, anzi, scusate per la precisione, vi informo che fra tre episodi. Uh, la nostra serie andrà ragazzi in pausa, terminerà la prima stagione e andrà in pausa per un periodo ragazzi, non vi preoccupate perché non passerà tantissimo tempo, però per un periodo andrà in pausa ragazzi, quindi um, fatemi sapere cosa ne pensate, cioè siete emozionati all'idea, uh, vi dispiace, siete contenti che magari la serie vada in pausa per un po', uh, oppure vi dispiace, siete emozionati comunque nel sapere che manca poco, quindi che... Um, alla fine fra virgolette I nodi verranno al pettine In un modo o nell'altro Fatemi veramente sapere Cosa ne pensate E soprattutto Se l'episodio vi è piaciuto Vi invito a iscrivervi al canale Mettere mi piace E lasciare un commento Vi ricordo che nella descrizione del video Potete trovare tutti i vari modi per contattarmi La programmazione del canale Nonché anche le playlist Ma soprattutto Il link canale dei miei amici youtuber Che fanno gameplay Ma con The Sims 4 E gameplay con la Playstation 4 e PC Mi raccomando ragazzi Andate in tutti i loro canali Iscrivetevi Perché ne vale veramente la pena Sono bravo simpatici, talentuosi e attivate la campanellina, perché soltanto attivando le campanelline nei vari canali, ragazzi, vi arriverà una notifica ogni volta che qualcuno di noi pubblicherà un video. Quindi mi raccomando, campanelline sempre attive. Detto questo, ragazzi, io vi auguro un fantastico fine settimana una buona giornata o una buona serata a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Vi ricordo ancora una volta, ragazzi, che eh, nel mio secondo account con il mio secondo account di Instagram ehm, che si chiama Valucia Sims Stories, sto pubblicando la storia della famiglia Huggins. Quindi mi farebbe molto piacere ricevere dei commenti o comunque dei vostri pareri, insomma, al riguardo. Fatemi sapere se la storia vi piace. Se non avete Instagram, comunque, ragazzi, potete credo ehm, andare. In qualche modo, magari poter leggere la storia. Ora devo informarmi bene di questa cosa. però, insomma, per chi ha Instagram, intanto fatemi sapere cosa ne pensate. Se avete piacere, detto questo, ragazzi, vi abbraccio forte. Fatemi sapere anche um, cosa ne pensate di tutta questa situazione fra Sergio. di. Cioè la richiesta la, la fo Il folle ricatto di Penny Ora l'entrata in scena di Sergio mh, Cosa farà Edo? Edo se ne andrà ragazzi Porterà via il bambino Per cercare comunque ecco, su Insomma retta ecco, Ai consigli di Candy E cercherà ragazzi di portarlo via Di, portar di scappare da tutto questo casino Per portarlo in una situazione ehm, A vivere in un posto migliore In una situazione comunque no Più eh, sana Perché ovviamente questa non è una situazione molto sana per lui, eh, per nessuno di loro in realtà, quindi fatemi veramente sapere: secondo voi cosa farà Edoardo? Resterà o se ne andrà? A voi ragazzi, ardua sentenza, diciamo veramente fatemi sapere. Vi abbraccio forte. Sul Sul Simmers, e non.